Bentrovati a questo appuntamento con l'informazione del TG6 in apertura. Torniamo ad occuparci della situazione di Autostrada dei Parchi, di A24 e da A25. Sta facendo molto discutere il provvedimento del governo relativo alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle due autostrade, governo che vorrebbe utilizzare i fondi del Master Plan Abruzzo destinati alle opere infrastrutturali e non solo della nostra regione. Per il presidente vicario Giovanni Lolli si tratta di una decisione gravissima che potrebbe portare ad una mobilitazione di piazza di sindaci e cittadini abruzzesi in caso di mancata risposta da parte di Roma e in qualche modo di una retromarcia anche grazie agli emendamenti dei parlamentari abruzzesi. Allora sentiamo tutto nel servizio di Paolo Renzetti. Per la messa in sicurezza delle autostrade e dei parchi A24 e A25 il governo vuole utilizzare i fondi del Master Plan Abruzzo del 2018-2019 destinati ad opere strategiche e alla mitigazione del dissesto idrogeologico nella nostra regione. Insorge il presidente vicario Giovanni Lolli che parla di una vera e propria follia preannunciando in caso di un mancato passo indietro del governo nell'incontro che si terrà dopodomani una mobilitazione senza precedenti di tutti gli abruzzesi a Roma. Qua si prendono per un'opera nazionale, che è tanto nazionale questa autostrada, che il canone concessorio di 56 milioni se lo prende lo Stato, mica ce lo prendiamo noi. Quindi per far fronte alla manutenzione di un'opera straordinaria si chiede di mettere la cassa alla regione Abruzzo, sottraendola a che cosa? A quelle risorse che già ci sono state assegnate e che l'Abruzzo, una volta tanto più virtuosamente degli altri, ha impegnato per il 70%. Oggi ho avuto modo di dimostrare che le opere non ancora convenzionate valgono 53 milioni di euro. Quindi ammesso che ci vogliano prendere quelle, ammesso che sia giusto, gli altri 150 milioni, perché sono 250 milioni in tutto, l'80% tocca a noi, dove li prendiamo? Li leviamo dal dissesto idrogeologico? Li leviamo dalle strade provinciali? Quindi ci abbiamo l'autostrada più cara d'Italia, no? Che già ci paghiamo e sapete voi quanto ci costa. E addirittura adesso ci dobbiamo fare a carico nostro anche la manutenzione straordinaria. Sì, ma poi questi soldi vi verranno restituiti a partire dal 2021 fino al 2025. Intanto quello che è certo leggendo le carte è che c'è l'anticipazione di cassa e ci levano tutti i soldi adesso. Dove sta questa competenza? È una cosa abbastanza inquietante. Poi noi siamo la regione che sta più avanti, abbiamo caricato 530 milioni di euro di progetti già caricati sulla banca dati del Ministero. Come li andiamo a cancellare quei progetti? Ma ve li immaginate? Tra l'altro si va incontro a contenziosi. È veramente una cosa delirante questa che hanno fatto. Gli aspetti politici di questa vicenda se la vedono quelli che fanno politica. Io guardo gli aspetti istituzionali e mi auguro che tutti i parlamentari abruzzesi, adesso che va in conversione, facciano emendamenti e lo facciano passare. E se l'emendamento non passa, staranno insieme a noi. Io spero proprio che non succeda, che non debba succedere, perché abbiamo tante cose da fare e non certo la voglia di metterci a protestare, ma se poco a poco dovesse succedere che non cambiano, io sono pronto a farmi carico di convocare tutti gli abruzzesi a una manifestazione, ad una protesta vibrata, perché non è possibile accettare, ne va della nostra dignità. Continuiamo con la politica, si discute ancora nel Partito Democratico di Teramo sul nome del candidato da presentare alle prossime elezioni per il rinnovo della presidenza della provincia. In pole position c'è Giuseppe D'Alonso e assieme a Vincenzo Di Marco, rispettivamente sindaci di Crognaleto e Castellalto. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, che ha ricordato al PD che il nome deve essere condiviso anche dalle varie componenti che formano il centrosinistra. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Fumata nera dal Partito Democratico di Teramo sul nome del sindaco che rappresenterà il centrosinistra alle elezioni come presidente della provincia in programma per fine mese. Alcuni nomi in ballo, ma pochi quelli che se la stanno giocando davvero.
I candidati a sostituire Renzo Di Sabatino per legge intanto devono essere primi cittadini e devono avere dinanzi a loro ancora 12 mesi di mandato. A votarli saranno i consiglieri di tutti i comuni della provincia. Il PD Teramano sta discutendo su una rosa di nomi. Nell'elenco Camillo D'Angelo, sindaco di Valle Castellana e ben visto dal gruppo consigliare al comune di Teramo, il sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo, di Alba Adriatica Antonietta Caciotti, Vincenzo Di Marco, sindaco di Castellalto e Giuseppe D'Alonso, sindaco di Crognaleto. Proprio su questi due ultimi nomi, Di Marco e D'Alonso, che il Partito Democratico si sta muovendo. In meno di 24 ore la decisione definitiva. Intanto il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, intende pronunciarsi sul candidato presidente solo dopo la scelta fatta dal Partito Democratico, ribadendo però a chiare lettere che il nome deve essere condiviso dalle varie componenti di centrosinistra che vantano un peso determinante sul voto. Anche nel centrodestra si sta cercando la quadra, alla fine dovrebbe spuntarla il sindaco di Notaresco Diego Di Bonaventura. Con la conquista del comune di Teramo da parte del centrosinistra, i numeri dovrebbero favorire questo schieramento politico nell'elezione del presidente della provincia, anche se il voto rappresenta sempre un'incognita. Se il centrosinistra non risulterà essere compatto, potrebbe ripetersi ciò che avvenne con Walter Catarra, centrodestra, eletto a sorpresa nonostante rappresentasse la minoranza. Adesso la cronaca, andiamo all'Aquila, disposta l'autopsia sul giovane allievo della finanza morto in caserma. Il 25enne di Napoli non aveva mai avuto problemi di salute. Sentiamo Daniela Rosone. Sono in corso i controlli medici del caso disposti sulla salma del giovane Simone Sivo, allievo della scuola della Guardia di Finanza di Coppito, morto sabato in una camerata della struttura. Il giovane di Napoli stava preparando, secondo le prime ricostruzioni dei fatti, la valigia per tornare a casa, quando di colpo avrebbe accusato un malore davanti ai suoi colleghi che nulla hanno potuto per salvarlo. Inutili infatti tutti i tentativi di rianimarlo. Stando alle testimonianze dei familiari, il ragazzo non aveva avuto mai problemi di salute in passato. Di certo la procura ha aperto un'inchiesta per far luce sull'accaduto, ma le ipotesi più probabili restano quelle dell'attacco cardiaco o dell'aneurisma. Sicuramente grande sconcerto in caserma, dove il ragazzo era uno dei migliori secondo i racconti e dove non aveva avuto mai problemi ed era amato e stimato da tutti. Adesso ci spostiamo a Loreto Aprutino per la pagina sindacale. Sit-in di protesta presso la scuola dell'infanzia di via Donato Chiarelli. Cinque lavoratrici part-time impiegate da oltre 15 anni nell'appalto mense rischiano di perdere il loro posto di lavoro dopo il cambio di affidamento all'azienda La Scintilla, società cooperativa di Genzano di Roma. La Filcams CGL chiede che vengano rispettate le condizioni contrattuali previste dal bando del comune di Loreto. Vediamo il servizio di Vestina News. Alessandra Di Simone, ancora problemi nell'area del Pescarese per quanto riguarda la mensa, questa volta è un problema per i lavoratori. Sì, di nuovo problemi, perché evidentemente le stazioni appaltanti non considerano importante il lavoro del personale e i dipendenti. Come sempre in questo cambio di appalto, che dovrebbe partire oggi, abbiamo un'azienda che si aggiudica un capitolato di appalto e una gara con delle condizioni precise. L'articolo 6 dice che i lavoratori devono essere prioritariamente assunti, quelli già presenti, ai quali deve essere applicato un contratto collettivo che è il turismo pubblici esercizi. Peraltro il capitolato specifica anche le ore di lavoro che fanno le lavoratrici. L'azienda viene qualche giorno fa, comunica alle lavoratrici che le avrebbe assunte con un contratto che appunto non è quello da capitolato ma quello delle cooperative e propone loro una riduzione del 40%. Questo significa una riduzione non solo degli stipendi ma anche del servizio, noi pensiamo, perché qui ci sono ovviamente mamme che affidano i bambini alla scuola e che pretendono un servizio di qualità visto che il prezzo rimane quello dell'anno scorso. Abbiamo avuto un incontro giovedì perché non si trovava la quadra con l'azienda, che premetto non ha mai voluto parlare con il sindacato, quindi noi non abbiamo mai avuto modo di parlare con loro. Al comune si è presentato un responsabile dell'azienda che ha detto di non avere mandato alla trattativa. Il sindaco però ci aveva assicurato che questa mattina non sarebbe entrato nessuno se non dei lavoratori ai quali si applica il contratto dei pubblici esercizi. Noi crediamo che ci sia in questo momento un abuso perché le lavoratrici sono fuori e altri lavoratori, molto probabilmente col contratto delle cooperative, stanno
stanno lavorando ad altri appalti. Chiediamo al sindaco l'intervento immediato e il ripristino delle condizioni ovviamente di lavoro e di diritto degli addetti che da oltre 20 anni stanno qui a lavorare in queste scuole. Cambiamo argomento, premio Fedeltà alla Montagna dato ad un tesserato dell'ANA Abruzzi, un grande riconoscimento per la sezione regionale, vediamo. Per quest'anno il 39esimo premio Fedeltà alla Montagna è andato a un tesserato dell'Associazione Nazionale Alpini Sezione Abruzzi, Fortunato Flaviani, che gestisce un'azienda agricola ad Ovindoli. Per l'ANA Abruzzo un ulteriore riconoscimento alle loro attività. È accaduto che l'Associazione Nazionale Alpini ogni anno dà un premio di fedeltà alla montagna per gli alpini in quota. Noi della sezione Abruzzi abbiamo candidato un nostro alpino di Ovindoli e la Commissione nazionale il sabato 6 di novembre, di ottobre, si è riunita e ha dato a questo ragazzo il premio di fedeltà alla montagna che verrà onorato in luglio del 2019. È un ulteriore riconoscimento ed è un continuo riconoscimento da parte della nazionale. Ci hanno ridato di nuovo questa manifestazione a livello nazionale, sarà presente il Labaro in quell'occasione, saranno presenti i candidati e i premiati degli anni precedenti, i consiglieri nazionali, e io spero che per l'Abruzzo è ancora un ennesimo momento di riconoscimento per le sue attività. Le premiazioni ci saranno il 21 luglio ad Ovindoli. La commissione praticamente che io presiedo ha valutato 3 candidati, uno della Valtellina, uno della Valcamonica e quello il nostro socio abruzzese. E praticamente è stato scelto per le sue capacità e il suo impegno che opera in montagna e in quota, è stato scelto come premiato per il 39esimo premio di fedeltà alla montagna. Il premio Fedeltà alla Montagna è un premio che dopo la giornata nazionale è un premio, una manifestazione più prestigiosa, quindi ogni anno diciamo, la partecipazione è molto grande, come è successo quest'anno a Faedis che abbiamo dato il 38esimo premio di Fedeltà alla Montagna. Adesso l'ampia pagina dello sport del lunedì, partiamo dal campionato cadetto, dalla Serie B. Dopo 2 giorni di riposo il Pescara domani tornerà ad allenarsi nel pomeriggio al Poggio degli Ulivi. Il tecnico Pillon sarà senza i nazionali Memushai, Castrati e Macin, che è stato convocato per la selezione della Guinea Equatoriale, e Melegoni. In occasione della sosta di campionato i biancazzurri sosterranno doppie sedute mercoledì e giovedì, mentre venerdì disputeranno un'amichevole a Pratola con i nerostellati, compagine che milita nel campionato di eccellenza abruzzese. Naturalmente c'è grande entusiasmo nella piazza per il primato in classifica raggiunto dopo la vittoria contro il Benevento. Ne abbiamo parlato con il terzino Cristiano Del Grosso, sentiamo. Volevamo riscattarci da un martedì diciamo amaro, quello di Padova, e diciamo che la risposta è stata positiva sotto tutti i punti di vista. Grande prova della difesa, avete limitato al massimo gli attaccanti del Benevento, un tiro in porta con il gol tra l'altro su calcio di punizione di Viola e poi un colpo di testa di coda nel finale, tutto qui il Benevento, insomma questa è una difesa che riesce a chiudere bene. Anche a Padova fino al 90esimo non avevate rischiato praticamente nulla. Ma io credo che è da premiare tutta la squadra, perché se la difesa è forte, la difesa parte dall'attacco, quindi diciamo che siamo aiutati da tutti quanti, quindi dalle mezze ali, dal centrocampo e anche dagli attaccanti esterni. E quindi siamo speriamo di averlo nel DNA questa cosa qui, di aiutarci l'uno per l'altro, perché solo così si possono raggiungere dei risultati importanti. E non è merito della difesa, ma è merito di tutti quanti. Come ci si sente a guardare tutti dall'alto della classifica, dal primo posto? Pescara non accadeva da 6 anni, tu lo sai bene.
Io credo che a questo, dopo sei partita, non devi accontentarti di guardare la classifica, o meglio, se la guardi con occhi per migliorarti, per avere la consapevolezza che sei una squadra forte, che non devi mollare mai, ok. Se la guardi per fare il fenomeno e per accontentarti, vuol dire che stai sbagliando tutto. Umore decisamente opposto e siamo alla Serie C in casa del Teramo, senza storia la gara del Turina. Il Teramo crolla 3-1 nella ripresa e si inchina di fronte allo strapotere della Feralpi Salò. Non sono bastate le prodezze del portiere Lewandowski, che avevano mantenuto inviolata la porta del Diavolo nel primo tempo. Di Ranieri il gol della bandiera siglato nei minuti finali. Il racconto della partita di Andrea Costantini. Seconda sconfitta in campionato per il Teramo. A Salò i biancorossi di Giovanni Zichella indossano i panni dello sparring partner e vengono asfaltati da una Feralpi scesa in campo con la rabbia di chi viene da un pessimo inizio di campionato e non può più perdere colpi. La differenza di valori è stata poi abissale, con un Teramo che può recriminare solo sulla palla gol mancata da Piccioni prima di essere colpita 3 volte dalla squadra di Mimmo Toscano. Ci sono Piacentini al posto di Caidi e Fiordaliso sul settore mancino nella linea di difesa biancorossa, ma il grosso del lavoro è su di un Lewandowski in versione monster che con una serie di interventi prodigiosi tiene il risultato inchiodato sullo 0-0 all'intervallo. Riflessi super su Parodi e soprattutto sul doppio tentativo Guerra-Marchi. È un vero e proprio tiro al bersaglio con Andrea Caracciolo che mette in evidenza tutto il suo strapotere fisico e tecnico a discapito di una difesa inerme e poco assistita dagli altri reparti. Nel finale di tempo Lewandowski sbarra la strada anche all'Airone. Dopo tante occasioni concesse, il Teramo ha un lampo a inizio di ripresa quando Di Renzo mette Piccioni davanti alla porta, ma quest'ultimo tira addosso a De Lucia. Toscano poi azzecca il cambio, Ferretti al posto di Corsinelli ed il neo entrato fa la differenza. È di Ferretti il lancio che Caracciolo addomestica con il petto per poi scaricare un destro potente alle spalle di Lewandowski al minuto 10. Strada in discesa per i Leoni del Garda che dopo 3 minuti raddoppiano con un siluro da lontanissimo proprio di Andrea Ferretti che coglie l'estremo teramano fuori dai pali. L'1-2 chiude di fatto la partita. Fratangelo, appena entrato, proprio sul campo nel quale lo scorso anno aveva regalato il pari al Diavolo, prova a sollecitare la difesa della Feralpi senza effetti tangibili. Nel finale i padroni di casa triplicano con la rete segnata di forza in 2 tempi da Scarsella al 37esimo. Il Teramo realizza il gol della bandiera 2 minuti dal 90esimo con la punizione di Ranieri che sorprende De Lucia. Passivo pesante per il Teramo, chiamato a reagire nel prossimo miniciclo di partite nel quale urge trovare la prima vittoria in campionato, necessaria per il morale e per non rendere la classifica già difficile dopo poche giornate. Vittoria in casa per la Feralpi Salò, risultato finale 3-1. E adesso scendiamo in Serie D e partiamo dal derby del Valleanzuca con un colpo di testa di Cafiero ad inizio secondo tempo. Il Francavilla dunque fa suo il derby e infligge la prima sconfitta in campionato al Giulianova. Vediamo. Val Francavilla, derby tutto giallorosso del Valleanzuca al termine di una sfida equilibrata e decisa dalla rete di testa di Cafiero al 7° della ripresa. Per il Giulianova arriva così la prima sconfitta della stagione in un match che ha visto le emozioni soprattutto nel secondo tempo, quando le due squadre hanno avuto le occasioni più nitide per arrivare in rete con i legni delle due porte che hanno salvato Sciba e Spataro. Fra i locali out Milizia, Sanchez e Alessandro Di Renzo. Racchini recupera però Bedin Cruz. Fra gli ospiti regolarmente in campo Tozzi Borsoi. Sole al Valleanzuca dove dirige Arena di Torre del Greco di fronte a circa 500 spettatori con cospicua rappresentanza ospite. Partenza con il Francavilla in maglia bianca in pressing pur senza riuscire a creare veri e propri pericoli dalle parti di Sciba. Il primo tiro nello specchio della porta è di Antonelli che chiama ad una parata non difficile Spataro. Al 25esimo brivido in area francavillese con Ferrante che rimette di testa a centro area e dove dopo un batti e ribatti è Tozzi Borsoi ad impegnare Spataro. Alla mezz'ora ottima giocata in area giuliese di Cosmo Palumbo che però poi calcia fuori. Al 33esimo Banegas in area corregge il pallone in rete con la mano e viene giustamente ammonito con il gol annullato dal fischietto campano. La squadra ospite non si scopre e punge al 40esimo con Di Paolo che se ne va sulla destra prima di concludere sopra la traversa. Al 46esimo l'occasione più ghiotta capita sulla testa ancora di Di Paolo che in area inzucca davvero di un nulla al lato. Nella ripresa si riparte senza cambi e con i padroni di casa pericolosi al terzo con un colpo di testa di Nazzari che manca
di poco il bersaglio grosso. Parte meglio il Villa che al settimo passa in vantaggio. Angolo telecomandato di Banegas e incornata vincente di Claudio Cafiero che supera Sciba per l'1-0 locale. Si sblocca così il derby con i ragazzi di Racchini che sembrano trarre vantaggio dalla rete. Al 12esimo Stallone cambia mandando in campo Palladini per Antonelli. Subito poi la risposta del tecnico di casa che getta nella mischia Mele per Maiolo. Al 16esimo buona opportunità per Cosmo Palumbo che ci prova dalla distanza trovando però la risposta di Sciba. Al 25esimo secondo cambio per il Francavilla con Cicerello che entra al posto di De Costanzo. Poco dopo esce fra i locali anche Koulibaly infortunato per Bellanca. In campo si vede soprattutto la squadra del presidente Candeloro con l'incrocio esterno colpito al 31esimo da Banegas su calcio di punizione. Al 33esimo il Giulianova arriva però ad un passo dal pareggio. C'è infatti una prima conclusione di Del Grosso parata da Spataro prima del palo colpito da Di Paolo. Passano i minuti con altre sostituzioni che vedono in campo Di Renzo per San Severino nel Francavilla, mentre fra gli ospiti fuori Palladini e Ferrante per Francioni e Torelli. Cercano di accelerare i tempi gli ospiti che continuano a premere con una certa pericolosità, come al 40esimo con Tozzi Borsoi e soprattutto un minuto dopo con la conclusione da oltre 40 metri di Francioni e la parata di testa di Spataro che riesce a salvarsi in maniera davvero incredibile. Poi 6 minuti di recupero con Mele che al 48esimo fallisce il gol del raddoppio prima del disperato e infruttuoso forcing finale degli ospiti che vanno a sbattere contro il muro del Francavilla che porta così a casa 3 punti d'oro al cospetto di un Giulianova che esce però a testa alta e fra gli applausi del suo pubblico dal Valle Anzuca. Non si arresta la sorprendente marcia da prima della classe del Notaresco che in casa dell'Avezzano impone il suo gioco e vince con pieno merito 1-3 mantenendo il primato a punteggio pieno. Notte fonda invece per l'Avezzano, il presidente Paris annuncia per domani provvedimenti drastici e riduzione di budget ed obiettivi tesserati in silenzio stampa. Sentiamo. Il Notaresco passa anche al De Marzi e si conferma regina sorpresa del girone F e lo fa con una prestazione di assoluta qualità e autorevolezza. L'1-3 del De Marzi fa sognare il rossoblù ma fa sprofondare i padroni di casa col presidente Paris che annuncia nel dopopartita che la squadra lotterà per la salvezza e non più per la vittoria, rimandando a martedì provvedimenti drastici su tecnico e giocatori da mandare via. La cronaca. Nell'Avezzano il tecnico Giampaolo conferma il 4-2-3-1 con Di Gianfelice che rileva l'infortunato Sbardella al centro della difesa mediana con l'ex Bisegna e Bianciardi. Nel classico 4-3-3 del suo Notaresco Cudini lascia in panchina Di Lollo, inserisce Massetti terzino e alza Candellori in mediana. Il Notaresco fa sul serio e il primato non è occasionale. Lo capisce subito l'Avezzano che al settimo rischia di andare sotto. Moretti spizza per Bontà, il cui lob è neutralizzato da Fanti. La risposta dei padroni di casa con Cerone, il cui tiro è deviato sull'esterno da Massetti. Fatto curioso al 12esimo, Liguori simula platealmente in area di rigore e a fine azione viene graziato dal direttore di gara che non lo ammonisce. Al 17esimo l'Avezzano passa in vantaggio, il tiro di Deramo è smorzato in corner da Massetti, sugli sviluppi del tiro d'angolo di Pellecchia zampata dalla corta distanza del baby classe 2000 di Gianfelice che sblocca la situazione e si regala il suo primo gol. Ma il Notaresco è una vera prima della classe, non solo non si abbatte ma sale di livello. Al 22esimo doppia chance per la squadra del presidente Di Giovanni, cross di La Barba e testa di Candellori, Fanti si salva, poi Liguori recupera e centra per lo stacco imperioso di Bontà che non inquadra lo specchio della porta. Pareggio rimandato a 3 minuti dopo, sventagliata di Blando che innesca Moretti, il quale rientra, supera Besana e calcia. La deviazione di Menna spiazza Fanti ed è 1-1. Gara in mano a Notaresco, 28esimo, Minella sotto porta, sfiora soltanto e manca il colpo dell'1-2. Il centravanti italo-argentino però 7 minuti dopo al 35esimo ha un'altra opportunità e stavolta non perdona. Rilancio di Blando, di Gianfelice manca anche il pallone, Minella fila verso Fanti e lo batte facilmente facendo esplodere il settore ospiti per il meritato sorpasso notareschino. La furia rosso-blu si placa a questo punto e l'Avezzano a rifarsi vivo con Deramo al 38esimo e soprattutto al 43esimo quando la punizione di Bisegna pizzica la parte alta della traversa. Sull'orlo del baratro Federico Giampaolo cambia due elementi dopo l'intervallo, Di Paolo e Alessandro per Bianciardi e Deramo, ma ad eccezione dell'occasione del primo minuto quando Monti sbarra la strada a Menna trovato in area dal piazzato di
di Bisegna, la storia non cambia. Anzi, Notaresco sempre più padrone del campo e biancoverdi in balia della capolista. Basti vedere come al quarto d'ora Candellori ruba palla a Bisegna, l'ex Samba avanza e Di Giustezza con un piattone supera Fanti 1-3 per una festa che è tutta della capolista, la quale continua a controllare il gioco per un altro quarto d'ora. La fase finale si fa poi più spezzettata, l'Avezzano prova a ridestarsi dal torpore e recrimina per un doppio episodio, l'offside fischiato ad Alessandro e una spinta galeotta su Cerone in area di rigore, ma Grasso di Ariano Irpino fa giocare. Nel finale non accade più nulla e il Notaresco allora può brindare al quinto successo consecutivo, un avvio di stagione da sogno, da incubo quello dell'Avezzano, che vede andare in fumo i principali propositi stagionali. Si illude dopo il gol di Giampaolo, ma viene rimontata in pochi minuti sul neutro di Rimini contro il Sant'Arcangelo. L'Avastese conosce la sua terza sconfitta in campionato. La crisi di inizio stagione si fa sempre più profonda. Jacopo Forcella. L'Avastese esce sconfitta dal Romeo Neri di Rimini in una gara, quella con il Sant'Arcangelo, che sarebbe servita per rilanciare le quotazioni di Ottavio Palladini, ma che finisce per mettere ancora di più nei guai il tecnico sempre più a rischio, ma confermato dalla dirigenza almeno fino a domenica prossima, quando gli aragonisti se le vedranno in casa col Forlì battuto dal Monte Giorgio. E dire che la partita era iniziata molto bene per i biancorossi abruzzesi, che si ripresentavano con lo schieramento quasi identico a quello di domenica scorsa, il 3-4-1-2, un napolano alle spalle di Leonetti e Giampaolo, che al dodicesimo trova subito la rete servito in area proprio da Napolano e autore dell'incornata vincente che batte Battistini. Sembra una Avastese sciolta anche per merito del vantaggio, ma che ad un certo punto si perde. La reazione del Sant'Arcangelo non è irresistibile, ma tanto basta per ribaltare già nel primo tempo il punteggio. Alla mezz'ora infatti è un gioiello direttamente da calcio piazzato dell'ex pescarese Emanuel Cascione a beffare Morelli, gol che regala il pari ai romagnoli, ma che soprattutto cambia l'inerzia di un match che l'Avastese continua a giocare con determinazione prima della dormita difensiva che 5 minuti dopo l'1-1 permette a Peroni di completare e perfezionare la rimonta gialloblu. A questo punto, con il risultato ribaltato, il Sant'Arcangelo in chiusura di primo tempo sfiora anche il tris, lo fa con la conclusione di Mattias Mancini che centra in pieno la traversa. Nel secondo tempo Palladini prova a giocarsi anche la carta di capitanfiore al posto di Napolano, tentando in tutti i modi la via per un pari che avrebbe dato un respiro soprattutto dal punto di vista psicologico, ma al 66esimo Morelli è decisivo su un altro neo entrato, 5 col portiere aragonese, bravo a sventare il tris del Sant'Arcangelo. L'Avastese vicinissima al gol al minuto 70, incredibile la mischia che si crea in area di rigore, Leonetti calamita il pallone, calcio a botta sicura, ma Battistini distinto si rifugia in corner. La pressione degli ospiti non mette in particolare ambasce la squadra di Daniele Galloppa, che in 4 giri di lancette dunque porta a casa l'intera posta in palio, terza sconfitta in 5 gare per l'Avastese e penultima nel gruppone con Agnonese, Campobasso e Castelfidardo. Una situazione di classifica assolutamente impronosticabile in avvio di stagione, anche il cambio di modulo per ora non sta portando quei punti che servirebbero per una rincorsa a questo punto davvero molto difficile. La vittoria manca ancora e domenica prossima all'Aragona tutti si aspettano i 3 punti, dovessero sfuggire nuovamente per Palladini sarebbe davvero il capolinea. Fiducia rinnovata per altri 7 giorni, a tempo determinato dunque, da adesso in poi non potrà sbagliare più. È tutto per questa edizione del TG6, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo, prima di salutarci, l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione replay condotta da Enrico Rocchi per insomma, parlare ancora del Pescara che ha raggiunto il primato in classifica nel campionato di Serie B. Ancora grazie e buona giornata.